commercianti ottimisti per i saldi, nonostante la partenza in sordina, i negozianti della passeggiata di Viareggio sono fiduciosi per l'esito della stagione dei saldi invernali. Zona gialla da lunedì, la nostra regione passerà da bianca a gialla la prossima settimana, cambia poco all'atto pratico, ma preoccupano i dati dei ricoveri. Premiati i presepi di famiglia, premiazione per la 15ª edizione del concorso, la seconda in versione virtuale che ha fatto registrare comunque una buona partecipazione. Il carnevale torna in notturna, ritorno alla formula originaria, il rally che prenderà il via a mezzanotte del 5 febbraio da Piazza Provenzale a Massarosa. Ben trovati da questa edizione TG Versilia. Dunque, in apertura sono iniziati il 5 gennaio i saldi invernali. Andiamo a sentire come è un primo parziale bilancio di questi primi giorni di vendite promozionali. Partenza in sordina per i saldi invernali, ma i commercianti della passeggiata di Viareggio restano comunque ottimisti. L'inizio delle vendite promozionali, fissato quest'anno per il 5 gennaio in tutta la regione, ha fatto registrare vendite estremamente timide, così come durante la giornata dell'Epifania. Diverso il discorso per il venerdì, dove in molti hanno visto un buon giro di affari con un discreto giro di clientela proveniente da fuori provincia che ha trainato gli acquisti. Non male, ti dico la verità, è stata lenta all'inizio, però ieri ad esempio abbiamo lavorato bene. Ieri è stata una buona giornata, oggi attendiamo, vediamo come va. È un pochino sottotono, però insomma noi siamo, non si potrebbe usare questo termine positivi, siamo ottimisti e quindi ora con le belle giornate di sole si spera che la cosa riprenda bene insomma. Un trend dunque che viene visto in maniera positiva, anche perché accompagnato da previsioni meteo che parlano di bel tempo stabile anche per i prossimi giorni. Quello che pesa maggiormente è però l'incertezza del momento e la scarsa propensione a spese superflue nella maggior parte delle persone. Intanto le associazioni di categoria rinnovano l'appello ad effettuare gli acquisti nei negozi di vicinato e non solo nelle grandi catene o con l'e-commerce, per venire incontro al commercio tradizionale. E veniamo adesso all'andamento del contagio. Secondo il bollettino sono 15.892 nuovi contagiati in regione su 75.252 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende infatti del 21,1%. Aumentano però i ricoverati che sono 1107, 41 in più rispetto a ieri, anche le terapie intensive con 113 posti occupati. I decessi sono stati 8, uno in provincia di Lucca. Provincia di Lucca che vede 1612 nuovi positivi, 1068 in più rispetto a ieri. E questi sono i dati che in pratica hanno portato la regione toscana a passare dalla zona bianca alla zona gialla per lunedì. Non cambia molto dall'atto pratico, quello che preoccupa particolarmente sono i numeri dei ricoveri. Cresce la pressione negli ospedali a causa della diffusione della variante Omicron e di pari passo anche la preoccupazione dei medici, che temono che con l'avvicinarsi del picco dei contagi la situazione torni fuori controllo. Lo dice chiaramente il responsabile delle malattie infettive dell'area nord-ovest, Spartaco Sani, che fa anche un appello a non sottovalutare gli effetti di questa variante, soprattutto per i non vaccinati. Dare il messaggio che questa malattia è un banale raffreddore, non è niente, in sé è sbagliato. Questo virus trova una popolazione vaccinata e pronta a rispondere, che ha le difese per rispondere. C'è una grossa parte ancora purtroppo della popolazione che è scoperta, questo è l'elemento peggiore. Poi abbiamo anche ovviamente tanti contagi in persone che non hanno problemi poi dovuti al Covid, ma hanno altre patologie, hanno altre malattie, livello febbre, vengono in ospedale e poi si ha intasamento nei pronti soccorsi e comunque si ha una pressione sul servizio sanitario estremamente importante. Intanto è diventato ufficiale l'ingresso della Toscana in zona gialla a partire da lunedì, conseguenza dei tassi di occupazione dei ricoveri in area medica e delle terapie intensive in tutta la regione, che hanno superato le soglie del 15% e del 10%, soprattutto a causa dell'alta incidenza dei non vaccinati tra i ricoverati. In terapia intensiva oggi
mediamente l'80% delle persone che sono da terapia intensiva, quindi una forma severa, sono non vaccinati, l'80 anche 90. Nei reparti ordinari la percentuale ovviamente dei non vaccinati è minore rispetto a, è minore come entità. Abbiamo un 50-50, ma io personalmente sono ovviamente preoccupato, proprio perché, sebbene, ripeto, ci sia una minore gravità, è una possibilità di gestire le cose dal punto di vista della salute dei pazienti migliore, nonostante questo però c'è preoccupazione, perché stanno arrivando casi e i reparti stanno, il numero dei ricoverati aumenta progressivamente in tutti i reparti, nella nostra azienda, in tutti i nostri ospedali e in tutta la Toscana. In passeggiata a Viareggio c'è stato un presidio dell'Associazione Il Mondo Che Vorrei in occasione dell'anniversario della sentenza della Corte di Cassazione. L'8 gennaio di un anno fa la Cassazione sancì che il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, avvenuto alla stazione di Viareggio, con la tragica morte di 32 persone, non fu un incidente sul lavoro. Le conseguenze di questa sentenza furono la prescrizione dell'omicidio colposo, il rinvio all'appello bis, che inizierà il prossimo 7 marzo per alcuni imputati, la soluzione di tutte le imprese e 6 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza esclusi come parte civile e condannati alla restituzione delle cifre già riconosciute per le spese legali, oltre al pagamento delle spese processuali. Per ricordare l'avvio del nuovo processo, questo pomeriggio l'Associazione Familiari Il Mondo Che Vorrei, da sempre vicina alle famiglie vittime del disastro, ha organizzato un presidio in Piazza Campioni a Viareggio. Abbiamo ritenuto opportuno denunciare, protestare, fare informazioni su questo avvenimento, e ovviamente è una giornata di iniziativa per ricordare che il 7 marzo si apre il nuovo processo in appello bis dopo quasi 13 anni. E chiaramente noi vogliamo che le persone, insieme ai familiari, ai lavoratori, ai giovani, siano a fianco di questa battaglia che noi abbiamo iniziato 13 anni fa quasi. E potevamo commettere 2 errori: il primo, non iniziarle, non l'abbiamo commesso; il secondo, non portarla fino in fondo, e non commetteremo neanche questo secondo errore. Voglio ricordare tra l'altro che tra 5 giorni, il 13 gennaio, è il 10° anniversario di un altro disastro, quello della Costa Concordia, che vide come Viareggio 32 vittime, paradossalmente lo stesso numero di vittime come a Viareggio, qui bruciati vivi e là affogati. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Pietrasanta, dove in comune c'è stata la premiazione del concorso Presepe di Famiglia. In versione ridotta per le prescrizioni anticontagio, si è svolta nella sala del Consiglio Comunale in Comune a Pietrasanta l'attesa proclamazione dei vincitori del concorso Presepe di Famiglia, giunto alla sua 15ª edizione, la seconda in versione virtuale, con i presepi in concorso scelti attraverso foto e filmati inviati dai costruttori. Siamo felici che parecchi video che sono arrivati anche da ragazzini e anche da gruppi di giovani studenti o di associazioni. Quindi la tradizione c'è, va mantenuta, e vediamo che c'è un buon riscontro. 3 le categorie in gara, suddivise in base alle dimensioni. Primo posto ex aequo, 3 presepi più piccoli per Loris Mutti e Katia Pasquini. Tanti pretendenti per la categoria media, da 1 a 5 metri, dove il titolo di presepe più bello è andato a Lucio e Alberto Cosci. Secondo posto per Angela Garibaldi, sul terzo gradino del podio Rinaldo Biagi. Applausi anche per Roberto Bertelli, primo classificato, tra i lavori più grandi, e per le 2 menzioni speciali attribuite al gruppo scout Gesci di Pietrasanta e alla quinta elementare della parrocchia di San Martino per la migliore creazione collettiva. Si chiude qua la prima parte di TG Versilia, tra poco la pagina sportiva. Ben trovati dalla pagina sportiva di TG Versilia, dunque un sabato orfano delle partite di Hockey 1, tutte annullate a causa di positività al Covid-19.
È un sabato senza hockey causa Covid-19. La ripresa del campionato sarebbe dovuta essere già giovedì 5. Per questo sabato la serie A2 sarebbe ripresa con il girone A, ma è stata fermata da questa impennata di casi dovute alla variante Omicron, meno letale ma estremamente contagiosa, che sta mettendo in difficoltà tutti gli sport e l'intero paese. Nella sola serie A1 ad oggi devono essere recuperate già 16 partite, due turni interi e le due ultime gare del 2021. Il settore tecnico della Ferza ha pianificato la ripartenza di tutto l'hockey senior italiano A1, A2, femminile e B per il prossimo fine settimana, allorché saranno operativi sia il protocollo aggiornato con tamponi pre-gara, capienze ridotte e mascherine FFP2 per tutti nei parasport, sia le nuove norme sui contagi che prevedono almeno 3 positivi in squadra perché una società possa chiedere di inviare una partita. Se tutto andrà come ipotizzato, a fine febbraio la massima serie sarà riallineata e la stagione proseguirà seguendo il calendario originale. Per quanto riguarda l'hockey Forte dei Marmi, il 15 gennaio è programmata la gara interna con il Vercelli, una delle rivelazioni di questa fase iniziale del campionato, e quindi rossoblù, con la possibilità di aver recuperato anche qualche giocatore positivo e con anche Mark Gual, neotecnico, che potrebbe anche scendere in pista, si spera che possa riprendere una strada importante per recuperare posizioni in questa classifica. Passiamo ai motori, perché il rally del Carnevale in programma il prossimo 5 febbraio torna alla tradizione con le prove speciali in notturna. Ricalcherà le linee tracciate dai suoi celebri trascorsi la 38esima edizione del Rally del Carnevale. La gara, in programma nei giorni 5 e 6 febbraio, tornerà a disputarsi in notturna, regalando al palcoscenico nazionale una proposta di grandi contenuti, la prima della stagione rallistica 2022. Riflettori accesi da venerdì 4 febbraio, puntati sul parco assistenza ubicato in via del Brentino a Massarosa, service aperto ai team a partire dalle 14.30. Sabato 5 febbraio sarà giornata che vedrà l'accensione dei motori delle vetture protagoniste. Attese ai primi chilometri della prova speciale Stiava per lo shakedown, il primo approccio degli equipaggi con l'asfalto della Versilia. 3 le prove speciali che verranno percorse nella notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio. Loppeglia, Orbicciano e Stiava, ripetute fino al raggiungimento di 56 km cronometrati. A fare da cornice alla partenza sarà Massarosa, dove in piazza Provenzali, allo scoccare della mezzanotte, la prima vettura calcherà la pedana per poi dirigersi verso la partenza della prima prova speciale Loppeglia, in programma all'una. 2 giri di speciali completi ed una fase finale che punterà i riflettori sulla ripetizione delle sole Orbicciano e Stiava. Questi contenuti che decideranno la classifica, elevando il vincitore alle 9.35 di domenica 6 febbraio, premiato sulla pedana d'arrivo a Massarosa, sempre in piazza Provenzali. Restiamo in tema di motori, perché il pilota lucchese Riccardo Pera concorrerà per il terzo anno consecutivo al Mondiale Endurance 2022. 22 anni, ma un'esperienza già notevole. Riccardo Pera e la pista sono un binomio indissolubile. Il pilota di Mardia si accinge a disputare anche in questo 2022 il campionato mondiale Endurance, e lo farà ancora con i colori della Porsche. Qualche settimana fa si era vociferato circa un suo possibile addio alla casa di Stoccarda, ma alla fine così non è stato. Anzi, la sensazione è che il giovane driver lucchese possa magari avere anche qualche chance in più nella classe GTE e nella lotta al titolo iridato. Si parla infatti di un nuovo team per lui rispetto a quello che lo scorso anno lo ha visto protagonista con la vettura numero 56 in un campionato mondiale peraltro anche poco fortunato. Insomma, Riccardo è pronto a rilanciare la sfida nel mondiale, che inizierà a metà marzo a Sebring negli Stati Uniti, e a raddoppiare il suo impegno, non dimenticando quella Abbey Motors che lo ha lanciato giovanissimo nel mondo dei motori. Ciao a tutti, è passato un po' di tempo dall'ultima gara in Bahrain, però adesso posso finalmente dire che quest'anno farò il Mondiale Endurance 2022, ancora da decidere il team che sarà affiliato alla Porsche, però ormai la cosa è fatta, insomma sarò al via per la terza volta per la 24 di Le Mans,
e quindi insomma questo è un grande obiettivo che ho raggiunto e le prospettive per il 2022 saranno veramente alte, oltre ad andare a gareggiare in Giappone, a Sebring in America, a Spa-Francorchamps e tante altre gare. Oltre a questo bel programma sarò via anche del campionato italiano GT, anche lì ancora da decidere il team, però ormai la cosa è decisa, quindi insomma spero che questo 2022 porti grandi risultati e niente, dai, vi terrò aggiornati come sempre. Ciao a tutti. Bene, con questo si chiude anche la pagina sportiva di TG Novezilia, tra poco la terza parte del TG. Terza parte di TG Novezilia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.